Ciao! Questo qua sarà un appuntamento non necessariamente periodico. Servirà per condividere un poco quello che fa un artista quando produce qualcosa. Il processo creativo che riguarda la creazione di un acquerello. In questo periodo sto producendo una serie di acquerelli. Ho cominciato con le serie, mi trovo molto bene in quanto quando si trova un'ispirazione, spesso questa ispirazione diciamo che è una monografia, come una monografia, cioè monotematica. E quindi bisogna esaurire questa vena. Spesso l'ispirazione inizia sempre molto forte. È un'energia incredibile che si ha dentro e quindi porta a produrre diversi quadri sempre nello stesso tipo. Dello stesso tema, colore, quello che sia, e poi piano piano si esaurisce. Quando si esaurisce, lo si capisce facilmente perché non si riesce più a dipingere. Quindi, in questo momento, io ho un'ispirazione che mi sta portando a produrre una serie. Come nasce questa serie? Per quale motivo ha questo stile che sto utilizzando, che adesso vedrete? Quello che sto producendo adesso è un acquerello di grande formato, carta grana grossa. La grana grossa assorbe molto lentamente la carta e permette di ridipingere sullo stesso punto. Questo è diverso dalla grana fine. In genere la grana fine può essere prediletta per disegno particolare, come disegno architettonico, scientifico, di botanica, per disegnare nel dettaglio, oppure può essere utilizzato nel ritratto. Il tema che sto scegliendo è un tema che prevede l'utilizzo principalmente del colore blu. Il titolo di questa serie in inglese è Planet Water. Quando io non posso uscire e trovare un soggetto facilmente all'aria aperta, dipingendolo in plein air, cioè al momento, dal vivo, o se non posso neanche fare foto e portarle in studio, posso cercare fotomateriale su internet, attraverso tutti i social che si occupano principalmente di immagini, che conosciamo tutti, ma soprattutto Pinterest è uno dei miei preferiti, perché si può cercare facilmente migrando attraverso una specie di flusso che segue le tue idee, un oggetto, un colore, un tema. In questo modo ho recuperato diverse immagini del soggetto che voglio dipingere, il tema è il blu, l'acqua, balene. Animali marini, l'uomo e l'acqua, come la pesca, come le attività subacquee, tutto questo io voglio creare in questa serie una sorta di idea di connessione dell'uomo con la natura che dovrebbe spingere l'osservatore a riflettere su quanto è bello il pianeta, quanto è importante l'elemento acqua e quanto manca a noi il percorso di gestione responsabile di questo. Questo diciamo che è veramente un temone. No, io volo molto alto con l'idea, ma detto questo mi serve per introdurre anche il fatto che quando si ha un'idea è importantissimo decidere a tavolino quale dovrà essere la tecnica. La tecnica in realtà potrebbe anche evolvere nel corso della serie. Per esempio, se si vuole fare una serie di ritratti, allora bisogna pensare a delle tecniche che permettono di rendere bene le caratteristiche e i dettagli del viso. Allora, magari si deve scegliere a tavolino la dimensione degli ritratti, magari piccolini, carta, grana liscia, si scelgono i colori. Oltre a questo, secondo me è molto importante dare lo stile, pensare allo stile. Per esempio, io nel lavoro che sto facendo penso all'idea di quando si fanno le fotografie a qualche cosa che sta in acqua, un soggetto che sparisce all'interno del blu dell'acqua e quindi ha una parte sfocata e una invece messa a fuoco che è la parte del primo piano. Due piani, quindi con due stesure diverse. Uno si utilizza il bagnato su bagnato, in questo modo vengono i bordi sfumati, e invece la parte del primo piano la voglio seguire con bagnato su asciutto, vediamo l'esecuzione. Metto un po' di musica di sottofondo e faccio.